e Pupe Art Contest, il grande talent show di Jab TV. Uno spettacolo itinerante che ha già conquistato numerosi bar, ristoranti e pub. Sul palco l'eterna sfida tra maschi e femmine a colpi di talento. In platea il pubblico che si trasforma in giudice supremo. Se hai un'attività e vuoi maggiori informazioni o se vuoi partecipare come concorrente, chiama il numero 320 22 45 117. Venerdì 12 gennaio presso la Biblioteca di Lodi si è tenuto un incontro pubblico organizzato dalla Lega Nord intitolato La razionalizzazione della spesa comune. Tra i relatori anche l'avvocato Marco Sartori, che è qui con noi. Buongiorno avvocato. Sì, buongiorno. Devo dire che il modello Voghera, comuni che dicono di sì, nel senso che viene applicato a Lodi, un capoluogo di provincia. Quindi la bontà della mia idea, sta facendo strada a livello regionale, e quindi io sono molto contento di quella situazione, ed è un punto importante. Mentre Lodi appunto accoglie, accetta e applica, Regione Lombardia applica e Voghera ancora no. Ci eravamo messi infatti qualche mese fa, volevo chiederle a che punto siamo per quanto riguarda il comune di Voghera. Siamo a un punto morto, siamo a un punto che l'amministrazione comunale non ci sente, non lo applica, mentre appunto Lodi lo fa, Moltava lo fa, Vigevano lo fa, e quindi credo che da questo punto non ci siamo. È possibile che verranno organizzati in futuro anche degli incontri più vicini al comune di Voghera proprio inerenti a questo tema oppure no? Io me lo auguro. Le linee guida di Regione Lombardia sono in questo momento, siamo ormai nel 2018, parliamo del settembre scorso ormai, sono disattese. E mentre appunto altri comuni, e questo è un esempio, Lodi viene applicato. C'è qualcosa che non sta funzionando. O Lodi o Vigevano o Moltava stanno sbagliando, quindi ad applicare, oppure sta sbagliando qualcun altro. Continua quindi la battaglia dell'avvocato Sartori, ex segretario e attuale capogruppo consigliare della Lega, forte della sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha messo il comune di Voghera con le spalle al muro a proposito della mancata applicazione del modello Voghera, che introdurrebbe un principio di parità tra i cittadini italiani e stranieri extracomunitari.